Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Oggi ti metto l'audio di una bellissima puntata che ho registrato in video con il gestore di patrimoni Horizon Capital, ospiti Rosa e Stefano, e con loro abbiamo parlato del mercato obbligazionario che torna ad essere un'opportunità, non solo il BTP. Non solo il BTP Valore, il BTP Futuro, il BTP Italia, insomma non solo quello, se ne è parlato tantissimo, ma abbiamo esaminato tutti i perché e i per come il mercato obbligazionario è tornato ad essere positivo, i pro e i contro e perché i mercati hanno perso in questo ultimo anno, insomma tante domande e risposte per spiegare tutto quello che è successo. Ascoltati la puntata, oggi metto la prima parte perché è molto molto lunga, è più di un'ora, quindi metto la prima parte e venerdì prossimo la seconda parte dell'intervista che ho fatto a Horizon Capital. Dimenticavo, sono talmente preso dall'importanza di questa puntata che non mi sono ricordato di chiederti una bella recensione su Apple Podcast, Spreaker o Spotify, e se ti piace di lasciarla anche sul video, perché questa puntata, come ti ho detto, è stata registrata su un video, se lo troverai sul canale YouTube Finanza Semplice, dove ti puoi andare a iscrivere e andare a vedere tutti i grafici di cui parliamo nella puntata. Il mercato obbligazionario torna ad essere un'opportunità, non solo BTP. Ciao e benvenuto alla nuova puntata del podcast, anche video podcast Finanza Semplice di Alfonso Selva. Sono un consulente finanziario. Collaboro con una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, investimento e assicurazioni. E qui ti racconto storie di investimento e intervisto personaggi molto interessanti come quelli che sono ospiti oggi, che sono due rappresentanti della più grande società di investimento italiana nel mondo. Ciao, benvenuta a Rosa Fogli, che fa parte della direzione commerciale Horizon Capital. Buongiorno Alfonso, buongiorno a tutti. E Stefano Cucchi, che è la direzione investimenti di Horizon Capital. Ciao Stefano. Alfonso, buongiorno a tutti. Allora, intanto in tre già siamo tanti. Grazie di aver partecipato e aver accettato di partecipare a questa cosa che mi serve moltissimo per far capire, spiegare, trasmettere, educare consapevolmente tante cose sulla finanza, perché tanti dicono che sembra una cosa dell'altro mondo. E invece poi noi cercheremo di farla diventare più semplice possibile, è vero? Ma voi mi aiuterete, Stefano e Rosa, vero? Proviamo. Certamente sì, Alfonso. Senti Rosa, vuoi spendere due minuti su spiegare alle persone che magari hanno sentito, ma magari chi è Horizon Capital? Assolutamente sì. Allora, Horizon Capital, come dicevi tu, è una società di gestione del risparmio, quindi si occupa di investimenti sui mercati finanziari ed è la prima SGR in termini di dimensione sul mercato italiano. Siamo presenti sui mercati internazionali, in particolare sul mercato europeo e su quelli asiatici. Direi che l'elemento fortemente distintivo di Horizon Capital rispetto ad altri blasonati gestori di cui si parla spesso e che tutti conoscete è che conosce molto bene l'investitore italiano e parla in italiano. Infatti oggi è molto importante per noi avere non solo la direzione commerciale che io oggi qui rappresento, ma anche un membro della direzione investimenti che è Stefano Cucchi e che parla italiano. Noi abbiamo la fortuna di avere gestori che parlano italiano e conoscono molto bene quali sono i principali quesiti, timori ed esigenze degli investitori locali. Sì, perché diciamolo, la maggior parte degli investitori sono americani, inglesi, francesi e chi altro c'è in giro del mondo? Vabbè, qualche altra cosa così spicciola, però quando parlo con gli investitori e vado a qualche riunione devo andarci col... Sì, parlo inglese, però sai, quando cominciano a parlare particolari devo andare con le cuffiette perché devo sentirli tradotti. E invece qui oggi, fortunatamente, come hai detto te, abbiamo Stefano che è un gestore che ci parla in italiano, ci spiegherà le cose in italiano e che conosce giustamente la nostra particolarità di italiani, perché sappiamo che il popolo italiano è quasi dedito negli ultimi anni un po' meno, ma moltissimo all'obbligazionario e quindi sa bene che cosa vuole e come lo vuole. Assolutamente sì, confermo, e lo ascolteremo e lo sentiremo. Allora, partiamo, abbiamo concordato insomma
ti ho detto che mi serviva spiegare certe cose, quindi so che hai preparato delle slide. Se vuoi mettere la prima, poi magari ecco, ti faccio la domanda relativa a questa. Non so se a te, o mi sembra questa più per Stefano. Assolutamente. Vedete le slide? Questo è il bello della diretta. Perfettamente. Perfetto. Ricordo a quelli che stanno sentendo che se vogliono vedere queste slide bellissime che ha fatto Rosa, che devono andare sul video, che lo trovano sul canale YouTube. Quindi diremo delle cose, ma commenteremo quello che stiamo vedendo noi. Allora, chiaramente, come tutti sanno, l'altro anno i tassi sono saliti tantissimo, le obbligazioni hanno perso tanto e mi piacerebbe che Stefano raccontasse un po' a tutti quanti in maniera semplice perché è successo e come è successo e come ci troviamo oggi, da dove venivamo, insomma, un po' una piccola storia. Certo, buongiorno a tutti di nuovo. Dunque, come sappiamo, i tassi di interesse sono stati prossimi allo zero a partire, come tutti noi ricordiamo, a partire dalla grande crisi finanziaria, quindi dal 2009. Prima ci ricordiamo tassi di interesse, tutti noi ce li ricordiamo più o meno omogenei un po' dappertutto, no? E per quale motivo è successa questa cosa? Perché sostanzialmente la cosa importante è che le banche centrali sono intervenute a seguito di una crisi importante sul debito, avevano necessità di consolidare il debito, avevano necessità di renderlo sostenibile. Quando dico sostenibile vuol dire che non deve costare tanto e quindi hanno abbassato il costo del debito sostanzialmente portandolo prossimo allo zero, comunque molto molto basso. Hanno cercato con questa manovra inoltre di stimolare la crescita. A fronte di un'inflazione che, se vi ricordate, prima del 2020 l'inflazione era sotto zero, sostanzialmente era veramente molto bassa, il 2% negli Stati Uniti, faceva fatica ad arrivare al 2% in Europa. Motivo per cui Draghi ha potuto varare, vi ricordate, le misure straordinarie, no? Il famoso espansione monetaria lanciata dalla BCE, era che l'obiettivo delle banche centrali, non dimentichiamolo, è la stabilità dei prezzi. Interessa poco alle banche centrali la crescita, loro interessa che i prezzi abbiano una dinamica piuttosto stabile. Quindi sono intervenuti abbassando molto i tassi. Il Covid ha prodotto una fiammata inflazionistica incredibile, poco prevedibile anche dalle stesse banche centrali. Le chiusure, le riaperture, tutti noi abbiamo sentito parlare di famosi colli di bottiglia, in particolare la Cina, chiusa per tantissimi mesi, quasi un anno. Tutte le catene produttive che avevano rilocalizzato la produzione in Cina si sono trovate incapaci di servire una domanda. Tutti noi abbiamo sperimentato catene produttive più corte e in parte chiuse. Uno degli effetti è stato l'aumento dei prezzi, che inizialmente le banche centrali fino al 2021, se ricordate, hanno definito temporaneo. No, vi ricordate, questa inflazione era temporanea, hanno aspettato che la crescita attecchisse come si deve prima di intervenire calzando i tassi. Perché è stata una delle più grandi, diciamo, la romana, una delle più toppe che hanno preso le banche centrali negli ultimi anni. Diciamo che hanno perso un pochino, ha perso un pochino, la loro capacità previsiva è venuta un pochino meno. Infatti attualmente ogni meeting delle banche centrali, qualunque banca centrale, se voi l'ascoltate, vi dice che è dipendente dai dati. Noi adesso siamo in pausa, però se i dati diranno una cosa diversa, noi faremo una cosa diversa. E questo ha perso, le banche centrali hanno un pochino perso quel ruolo di guida dei mercati, perché eravamo abituati a banche centrali che ci dicevano, i mercati stanno andando qua, quindi noi faremo, non solo i mercati, ma anche l'economia sta andando qua e quindi noi faremo questo. Ora vediamo dove va l'economia e poi dopo decidiamo cosa fare. È facile. Devono recuperare un pochino di inerzia, chiaramente, devono recuperare un pochino di capacità. E in questo senso, infatti, questo rialzo dei tassi, che è intervenuto per quale motivo? Con un'inflazione molto alta, il compito delle banche centrali, ve l'ho detto prima, non è la crescita, è la stabilità dei prezzi. Quindi una crescita incontrollata dei prezzi per le banche centrali non va bene, è il loro compito calmierarla. L'unica cosa sostanzialmente che possono fare è aumentare il costo implicito del denaro. I tassi sono saliti tantissimo e l'inflazione doveva scendere estremamente rapido, in modo molto più rapido di quanto non sia in realtà poi accaduto. L'inflazione adesso... non so se vedi, ma sto facendo col mouse, sto facendo vedere come sono saliti i tassi dallo zero fino al 5,5 della Fed, al 4,5 della BCE, insomma. Che... sono 5, è veramente tanto. Teniamo presente che venivano però da una situazione di estrema emergenza. Era emergenza prima ed è emergenza adesso. Perché se noi adesso guardiamo le curve di tassi, poi magari le vedremo, quello che devono cercare di fare le banche centrali, stanno cercando di fare, è quello di normalizzare questo livello dei tassi.
zero era troppo poco, sicuramente esprimeva una situazione di emergenza, qualcosa che non andava, perché i tassi a zero sicuramente sono figli di una situazione anomala. Probabilmente tassi così elevati sono altrettanto figli di una situazione anomala. L'inflazione sta rientrando, magari più lentamente del previsto, ma sta certamente rientrando, questo è un dato di fatto. L'unica cosa che un po' adesso preoccupa può essere il prezzo del petrolio, anche se dobbiamo dirci la verità, è più o meno dove era a luglio il prezzo del petrolio, non è soggetto a chissà quali aumenti incontrollati legati a crisi medio orientali o d'altro, però può essere un tema. E diciamo, questo calo dell'inflazione accompagnerà, è nelle intenzioni delle banche centrali fermarsi. La Fed ha annunciato questa pausa, la BCE ha annunciato anche lei è in pausa. Cosa stanno dicendo le banche? Noi adesso ci fermiamo, aspettiamo che l'inflazione scenda, che consolidi questa discesa, verifichiamo che scenda davvero, perché dopo che abbiamo detto che è stata temporanea e ci siamo sbagliati, non possiamo dirvi che l'inflazione ha smesso di salire e poi questa torna a salire. Quindi rimarranno con tutta probabilità su questi livelli per un periodo di tempo un po' più lungo di quanto non fosse atteso, ma la cosa importante rispetto a prima è che questo livello dei tassi è sostenibile rispetto a prima, perché c'è un po' di crescita, c'è crescita negli Stati Uniti, più delle attese, c'è crescita in Europa, che probabilmente rallenterà un pochino rispetto alle stime iniziali, ma c'è un po' di crescita. Quindi sicuramente l'obbligazione, che è tornata ad avere, diciamo così, un pochino di investibilità, perché soltanto se noi guardiamo nel 2016-2017 con i tassi a zero, chi comprava un'obbligazione? Nessuno. Non rendeva niente, si compravano solo se vi ricordate, chi voleva comunque, l'investitore italiano tipicamente vuole le obbligazioni, si scendeva con il rating, cioè si prendeva, no, il governativo non rende niente, l'investment grade, quindi le società, diciamo le corporation un po' più solide, quelle con i bilanci un po' meno indebitate, rendono ancora troppo poco, si scendeva al cosiddetto alto rendimento, la yield, e che quindi quelle erano quelle un po' più indebitate, chiaramente. Andando però a fare delle cose più rischiose, perché o allungavano a 30, 40, 50 anni con i bond Matusalem o cose del genere, o sceglievi delle società che potevano avere dei problemi nel rimborsare queste obbligazioni. Corretto, esatto. Ora, con questi tassi, che sono probabilmente un pochino troppo alti rispetto a un livello normale, ma che non, diciamo, l'obiettivo non è che tornino a zero i tassi, che tornino a dei livelli normali. Quindi le obbligazioni rappresentano un'opportunità di investimento che è tornata ad essere centrale nei portafogli, assolutamente centrale, perché sicuramente le equity, se una persona, le azioni, se io ho un orizzonte di investimento di 20 anni, devo comprare delle azioni, è inevitabile, vuol dire che un po' di azioni debba avere. Però obbligazioni che hanno delle cedole importanti, cosa che non hanno avuto. Prima citavi il disastro 2022, perché c'è stato quel disastro? Perché non c'erano cedole a proteggere il rendimento. Se avessimo avuto un po' di cedole, probabilmente avrei avuto delle performance, dei ritorni un po' meno drammatici. Dato che se tutti i titoli in circolazione avevano io ricordo che chi emette un titolo, stato o azienda, paga la cedola, non paga il rendimento. Quindi se io posso indebitarmi, vi ricordate l'Austria che ha messo un titolo a 100.000, quasi un titolo a 100 anni, o la Bayer che non ricordo che anno, ma intorno al 17-18 ha emesso un titolo a zero di coupon, non dava niente di cedola, cioè questo è per il privilegio di prestare soldi alla Bayer, non avevi interessi e ti ridavano il capitale. Ecco, siamo andati a degli eccessi assurdi, giusto? Quindi stiamo tornando verso un mondo che offre di buone opportunità di diversificazione, perché no, i titoli di Stato, qualunque Stato, sono tornati ampiamente investibili, ma sicuramente sono tornati investibili e offrono opportunità anche i titoli aziendali. Quindi certamente le obbligazioni rappresentano per noi una buona leva di valore. Stefano, infatti negli anni passati dei clienti mi chiedono, ma chi è che se li compra se rendono zero? E io gli devo spiegare perché, per come, che era una cosa... A parte sui libri di economia non esisteva questa possibilità. È controintuitiva, cioè, soprattutto. Sì, cioè chiunque, forse adesso i prossimi studenti di economia studieranno tassi a zero sotto zero, ma tu, io e tutti gli altri, cioè nessuno aveva mai neanche ipotizzato che i tassi scendessero a zero sotto zero, quindi non era previsto. E le persone dicevano, ma io perché devo prestare i soldi se quello mi dà zero o sotto zero? Cioè è una cosa che non è possibile. La domanda che ti faccio dai risparmiatori, quindi questa risalita dei tassi è una buona notizia o è cattiva? E per chi è buona e per chi è cattiva? Questo è importante anche. Dunque, da un punto di vista, diciamo, guardando l'economia, è mediamente buona, perché vuol dire che c'è crescita, c'è un po' di inflazione, vuol dire che le cose stanno andando un po' meglio. Noi veniamo da 15 anni in cui l'Europa non è cresciuta mai.
Quindi io forse sacrificherei qualcosa sui tassi per avere un pochino di crescita inerziale, perché la crescita è l'unica cosa che rende effettivamente un continente, pensiamo all'Europa, molto indebitato, lo rende il suo debito sostenibile. Perché poi possiamo raccontarcelo in tutti i modi che vogliamo, però sì, ho tanto debito, pensiamo un'azienda, io ho tanto debito, però fatturo tanto, ho tanto utile, beh, quel debito lì lo vedo in un certo modo. Se io sono tanto indebitato, non fatturo niente e perdo, quel debito lì lo vedo in modo diverso, a parità di debito, a parità di azienda, no? Due aziende, certo, identiche. Okay? Per chi è stato male, probabilmente per chi ha investito in obbligazioni troppo presto, chi aveva l'obbligazione nel 2020-2021 si è preso probabilmente il rialzo dei tassi. Questo rialzo dei tassi ha abbassato il prezzo e quindi il ritorno delle obbligazioni. E questo ovviamente è inevitabile. Ovviamente ci vorrebbe sempre il timing migliore di tutti, cioè entrare quando si è, e poi, però quello sappiamo che non è. La palla di vetro non ce l'hai tu, che è il gestore, no, non ce l'ha nessuno. Quello è difficile, però sicuramente da un punto di vista, diciamo a livello macro, è sicuramente positivo. È ovvio che il rovescio della medaglia, che avrete sentito tutti quanti che ve lo raccontano, è che tassi così alti sono anticipatori di una recessione. Normalmente la macroeconomia ci dice che le banche centrali alzano talmente tanto che poi le economie grippano, per prendere un tema prestato dalla meccanica, e poi cosa fanno le banche? Tolgono la sabbia dal motore che è rappresentata dai tassi alti, il motore comincia ad andare. Quello che è stato eccezionale questa volta è che non è successo. Cioè le banche hanno alzato tanto, ma le economie sono in buona salute. Non in ottima salute, probabilmente, perché stanno rallentando, però non sono sicuramente ferme, soprattutto quella americana, quella europea magari fa un pochino più di fatica. E questo è dovuto al fatto che la spesa fiscale, cioè l'espansione fiscale fatta dai governi dopo il Covid, è stata qualcosa che non si è mai visto. Un po' per rispondere al Covid, all'emergenza, quindi alle riaperture, se ricordate, il PNR italiano, insomma quello di cui beneficia anche l'Italia, e un po' tutti gli interventi fatti per mitigare gli effetti di un'inflazione che di fatto non era un'inflazione da crescita, era un'inflazione da colli di bottiglie. Cioè tutti i governi hanno fatto la corsa a dire, beh, ma il prezzo del petrolio e del gas sono aumentati a causa della guerra, quindi io do un bonus, ad esempio, sulla bolletta affinché alle famiglie non cambi molto. Prima l'inflazione era generata dal fatto che la Cina fosse chiusa, e allora ho fatto anche lì degli interventi affinché ci fosse, come dire, qualcosa per mitigare. Tutto questo ha fatto sì che, ad esempio, i consumi negli Stati Uniti siano molto alti. Cioè, loro non hanno risentito in maniera così diretta e rapida di questa restrizione monetaria che hai fatto vedere prima, cioè tassi così alti. Per cui questa volta, diciamo, in termini macro, al momento questo rialzo dei tassi è stato ben gestito dall'economia. Al momento non ha fatto scaturire quello che è il grande, e si parla, ne avete sentito parlare tutti, il famoso soft landing, no? Giusto, questo atterraggio morbido delle economie che erano in eccesso prima. Immaginate, vi faccio la crescita, mediamente negli Stati Uniti crescono al 2%, dopo il Covid la crescita annua è stata quasi il 7,5 è stato. Voi capite che non sono dimensionate, le aziende non riescono a tenere il passo di una crescita da paese emergente, quindi è necessario. Infatti, Stefano, l'ultima statistica che ho letto è che per ogni lavoratore senza lavoro ci sono a disposizione due posti, se li rubano. Cioè, un'altra che ho sentito è che quelli dell'UPS, quelli che guidano i furgoncini, sono passati da $70,000 all'anno a $170,000, $180,000 di stipendio, perché non li trovano, non ci stanno. Questo è un altro tema importante. Il mercato del lavoro è il tema, è proprio la forza grande che hanno gli Stati Uniti e anche l'Europa, in realtà, a livelli di disoccupazione molto bassi. E quindi questo rende l'economia al momento abbastanza distante da una recessione importante, quindi questo è quello che rende, diciamo, il tutto al momento sostenibile. Non so se buono o cattivo, ma sostenibile. Stefano ha detto una cosa che però è una cosa negativa, no? Negativa nel senso che è successa. Questo grande rialzo ha provocato, chi ci aveva i titoli, delle grandi perdite. Ne vogliamo parlare un attimo? Vogliamo far capire cosa è successo e perché? Certo. Rispondi tu, Rosa? Prendo la parola, esatto. Anche qui ci siamo preparati perché è un tema molto importante, perché da quel che ha detto Stefano, e lo ringrazio perché è sempre estremamente chiaro e rende semplici cose complicate, ci siamo sostanzialmente lasciati alle spalle uno dei più grandi, più veloci, più intensi rialzi dei tassi degli ultimi anni. Questo sicuramente, come vedete nella slide, ha generato pesanti perdite sul mercato finanziario, non solo sul mercato obbligazionario, ma anche, lo vedete, e comunque in minor misura sui mercati azionari.
Voi sapete molto bene che i bond, oltre ad avere una cosa bella che piace molto all'investitore, che la cedola, ha sostanzialmente una propria regola matematica di comportamento. Quindi tutte le volte in cui c'è un rialzo dei tassi, c'è una riduzione del prezzo dell'obbligazione, in tutte le fasi in cui c'è invece un ribasso dei tassi, c'è un aumento del prezzo dell'obbligazione. Questa cosa la possiamo spiegare anche in maniera molto semplice, Alfonso, probabilmente tu l'avrai già spiegata tante volte ai tuoi follower e ai tuoi seguaci. Sostanzialmente, quando si compra un'obbligazione, il valore intrinseco dell'obbligazione è rappresentato dalla cedola che distribuisce. Se noi facciamo un caso estremamente semplice, quello di un'obbligazione che compriamo a 100, dura un anno e dà una cedola dell'1%. Quindi è chiaro che il valore del mio investimento è quell'1% di cedola che ottengo a scadenza insieme alla restituzione del capitale. Immaginiamo che il giorno dopo in cui ho comprato quell'obbligazione, i tassi sostanzialmente vengano rialzati e quindi vanno all'1,5%, rialzo dei tassi dello 0,5. Se pensate, la mia obbligazione a quel punto non la comprerebbe più nessuno, perché mi conviene comprare qualcosa che ha una cedola all'1,5. Quindi per renderla sostanzialmente, diciamo, ancora tra virgolette vendibile, e guardate, sto semplificando la realtà, ma vi spiega la relazione inversa, devo andare a ridurre il prezzo della mia obbligazione. Quindi se lo porto a 99,50, guarda caso quella che è l'entità di rialzo del tasso, ho alla fin fine un valore, diciamo, totale dell'investimento del 101 e quindi troverò un compratore. Questa è sostanzialmente la regola matematica che in qualche maniera ci aiuta ad interpretare e ad anticipare quello che è il comportamento del mercato obbligazionario, differentemente al mercato azionario, dove sappiamo che ci sono tanti elementi che influenzano il prezzo del titolo. Allora, vediamo sostanzialmente che nel corso del 2022 tutti i mercati obbligazionari hanno perso valore. Già qui ci sono degli elementi interessanti che possiamo commentare molto velocemente. Se vedete, sostanzialmente nei mercati obbligazionari principali dei paesi sviluppati, abbiamo preso il caso degli Stati Uniti, dell'Italia e della Germania, nonostante abbiano tutti la stessa durata, abbiamo utilizzato l'indice a 10 anni, vedete che il BTP ha perso maggiormente rispetto alla Germania e agli Stati Uniti. Diamo una qualche cifra. Leggile, se no le leggo io, se non le legge tu. Allora, l'Italia, il 10 anni, parliamo di un indice, non della singola emissione, ha perso, certo, il 23%, il 23,9%. La Germania, che è un paese più sicuro, di elevato rating, magari parleremo anche di questo, ha perso il 20%, gli Stati Uniti il 17%. Tenete presente che chiaramente, diciamo, questi valori sono sostanzialmente, diciamo, espressi in euro in valuta locale. La striscia più scura indica sostanzialmente, diciamo, quella più blu, più scura, rappresenta la performance in euro. Quella più chiara, che abbiamo per esempio nel caso del dollaro, rappresenta sostanzialmente, diciamo, la performance in euro. È chiaro che l'anno scorso chi avesse avuto un treasury avrebbe preso una mazzata per il rialzo dei tassi, un po' meno mazzata che sul BTP, ma sempre mazzata, e avrebbe in parte goduto di quello che c'è stato, che è stato l'apprezzamento del dollaro. Quindi sostanzialmente, diciamo, vediamo delle performance che sono diverse in termini assoluti, ma che hanno un'unica direzionalità, che è negativa. Se ci spostiamo sostanzialmente, Rosa, nel mondo, scusami, perdonami, per dare una quantificazione delle performance negative, se nel 2022, gennaio 2022, aveva un titolo che mediamente era sui 10 anni e ho investito 100.000 euro, a fine anno c'avevo 24.000 euro in meno se fosse stato un BTP, esatto, d'Italia. Sì. Fosse stato invece un treasury americano, c'avevo 17.000 euro in meno se lo andavo, esatto, a vendere in quel momento. Certo, se non lo vendi, esatto, cioè, se, esatto, non lo vendi, non lo diciamo, no, non prendi la perdita, ma bisogna anche considerare che anche i BTP o anche le obbligazioni hanno delle grosse oscillazioni a volte in su e in giù. Non è che sono lì e non si muovono mai, perché mi piace sempre sottolinearla questa cosa, perché molti pensano: ah, mi compro il BTP o mi compro l'obbligazione e sto sicuro per sempre, e non è così. E no, Alfonso, anche perché bisogna dire una cosa, che gli investitori italiani hanno sempre dimostrato, soprattutto negli ultimi anni, diciamo, dalla
dal dopo il primo decennio del 2000, ma probabilmente anche in maniera, diciamo, nel mondo antecedente, hanno mostrato sempre grande pazienza. Effettivamente l'investimento nel BTP è quasi assimilabile al capitale paziente dei private markets. Sappiamo che ci restituiscono il capitale, in alcuni periodi prendiamo delle buone cedole, sappiamo che dobbiamo sopportare ampia volatilità nel frattempo. Questo è un tema molto importante che l'investitore deve sempre tenere presente. Quindi quando si dice preferisco la cedola tutto e subito e sono sicuro della restituzione del capitale, dobbiamo sempre tenere presente che molto spesso ci richiede un orizzonte temporale di una certa dimensione, un po' quella di cui parliamo quando si investe nei fondi comuni di investimento. Infatti, perché non bisogna dire ecco il fondo è sceso e poi non andare a vedere se il BTP anche non è sceso, perché bisogna fare un paragone di tutte e due le cose e se guardiamo a volte, molte volte non è a favore del BTP ma è a favore del fondo. Esatto. Poi spiegheremo poi perché. Esatto. Allora, io per quanto riguarda gli altri mercati vorrei far notare degli altri elementi secondo me interessanti e non scontati. Noi abbiamo visto che il rialzo dei tassi l'anno scorso ha creato pesanti performance negative nel mercato obbligazionario, quello che tradizionalmente per l'investitore è la cosa più sicura. Però questa cosa più sicura viene intaccata temporaneamente in termini di valore se c'è un rialzo dei tassi. Vediamo cosa è successo sugli altri asset class che normalmente noi chiamiamo rischi asset, quindi le obbligazioni corporate, andando diciamo dall'investment grade alla yield, fino ad andare alle obbligazioni dei mercati emergenti e poi all'azionario. Anche qui un dato estremamente interessante. Vedete che le obbligazioni corporate, che fossero sostanzialmente, diciamo, soprattutto quelle a yield, hanno perso meno di quello che è l'obbligazionario sicuro, che è l'obbligazionario governativo. Questo è dipeso dal fatto che queste obbligazioni, che hanno uno spread, hanno un cuscino di assorbimento del rialzo dei tassi e soprattutto in assenza di, diciamo, instabilità dal punto di vista economico, perché ce l'ha raccontato prima Stefano, il 2022 e il 2023 soprattutto ci stanno stupendo perché sono degli anni di crescita positiva, quindi non c'è stato sostanzialmente quello che per esempio abbiamo visto nel 2008 e 2009, quindi delle aziende che non riescono a restituire il debito. Qui abbiamo delle aziende solide che non hanno sostanzialmente registrato problemi di solvibilità e a cui il rialzo tassi ha fatto meno male che all'obbligazionario governativo tradizionale. Anche l'equity, vedete, quindi l'azionario americano, area euro, Germania, paesi emergenti, vedete sostanzialmente che ha avuto delle performance negative, ma non così tanto negative come le obbligazioni. Questo perché sostanzialmente il mercato azionario ha chiaramente incominciato in qualche maniera a registrare la minore presenza di liquidità sul mercato, che è l'effetto restrittivo da rialzo dei tassi, ma in uno scenario economico che era ancora positivo e che con degli utili molto buoni e molto forti. Quindi sicuramente il 2022 è stato un anno non particolarmente favorevole all'investimento finanziario, però già qui possiamo notare che una buona diversificazione ci avrebbe aiutato ad attutire un pochino quello che è stato l'effetto di rialzo tassi sul mercato obbligazionario. Rosa, abbiamo messo Rosa, sì, vogliamo sì, far notare sì. Che appunto è successa, esatto, una di quelle cose che tutti dicono che generalmente non è così, cioè hanno perso più chi aveva obbligazioni, che nella mente delle persone mediamente è una cosa strasicura, rispetto a chi aveva la parte sull'azionario, che è quella che tutti dicono no, perdo tutto, è rischiosissimo, non lo voglio fare, e se io avevo più azionario che obbligazionario avrei perso di meno. Assolutamente, l'anno scorso, diciamo, Alfonso, sono successe due cose. Una non molto positiva, infatti l'anno scorso era importante avere dei gestori alla guida degli investimenti, che è venuta meno quella che si chiama decorrelazione, che è la relazione inversa di andamento tra i rischi asset e il free risk, che chiamiamo, diciamo, mercato obbligazionario. L'anno scorso è andato tutto giù, quindi chiaramente è difficile ritrovare all'interno del proprio portafoglio qualcosa che nel corso del 2022 è andato bene o benino, è andato tutto piuttosto male.
Dall'altra parte però è stato uno di quegli anni in cui, come tu hai evidenziato, è stato reso chiaro che la diversificazione tra obbligazionario e azionario, anche in periodi dove vengono interrotte quelle che sono le tradizionali decorrelazioni, ci aiuta a migliorare il risultato finale. Ma lo vedete anche da quello che è il riquadro grigio all'interno della slide. In realtà i fondi che creano diversificazione all'interno dei propri portafogli, e qui abbiamo preso semplicemente il caso del mercato obbligazionario, che è stato quello peggiore, lo abbiamo visto e commentato, vedete che i gestori hanno fatto molto meglio delle singole asset class o degli indici, perché sono riusciti, attraverso la diversificazione, attraverso qualche stratagemma di copertura, sono riusciti a portare valore, a ridurre le perdite per i sottoscrittori e per i propri investitori. Certo, Rosa, fa una bella differenza se io ho un BTP a 10 anni e perdo il 24,6 rispetto ad avere un fondo dove perdo il meno 10. Sì, ho perso, esatto. Ma mi fa un attimino 15 punti in meno, sono tanti soldi, non sono pochi soldi. Sono tantissime, anche perché anche qui c'è la matematica del recupero, Alfonso. Se vuoi la trattiamo in un'altra sessione. Beh, sì. Però sappiamo che è molto dura. Sì, che non è che se perdo il 20%, se faccio più 20% sono ritornato, esatto, a pari. No, non è così. Non è così. Ci vuole molto di più per recuperare quel 20% che ho preso, di un 20% più. È un'altra. Poi le faremo magari in un'altra parte, però. Senti, ma non so se hai finito di commentare questa slide, Rosa. Certamente sì, possiamo andare avanti. Sono Alfonso Silva, sono un consulente finanziario iscritto al Labo e faccio questo lavoro dal 1994. Lavoro per una grande banca a livello nazionale, mi occupo di banca, credito, investimenti e assicurazioni. Su questo podcast, video podcast, trovi dei miei monologhi di storie di investimento e interviste a personaggi molto molto interessanti in tutti i campi, sempre nell'ambito finanziario economico. Ciao e ci sentiamo alla prossima. Se sei arrivato fin qui, i miei complimenti, perché hai aumentato tantissimo la tua cultura finanziaria. Se hai bisogno di una consulenza, mi puoi contattare andando sul sito alfonsoselva.it, scrivendomi a info@alfonsoselva.it, e avrai la possibilità di fissare una consulenza con me gratuita di una mezz'oretta. Poi non ti scordare che, sempre andando sul mio sito alfonsoselva.it, puoi scaricarti il mio libro Come investire i tuoi soldi senza sbagliare, una guida agile e utile per capire le basi dell'investimento. Se ti è piaciuto il podcast o questo video, perché è anche un video, ti invito a lasciare dei like, a lasciare un commento. Se sei su un podcast, su Spreaker, Spotify, Apple Podcast, lascia un like, una stellina. Se sei qui su YouTube, iscriviti e lascia anche un commento e chiedimi qualsiasi cosa se non sono stato abbastanza chiaro. Ciao e ci sentiamo alla prossima.